Ciao bambini, oggi con voi voglio fare proprio un bel lavoro, voglio fare la manipolazione perché so che a voi vi piace tanto. E in cucina ho trovato la farina gialla e vi voglio far vedere quello che ci possiamo fare insieme, perché se andate a vedere anche nelle vostre cucine sicuramente la trovate. Guardate cosa sto facendo in questo momento io, eh? La verso intanto un po' sul mio tavolo, vedete? Vedete, è gialla. Quando è così a me piace toccarla e sentire la consistenza che ha. La consistenza nelle mani. Ma la potete anche toccare con i piedi, con tutto il corpo. Ora, intanto, la spandiamo un poco e vedete, ci rimangono tante impronte. E ci si potrebbe fare addirittura anche una pista. Io ora tutta questa la vado a mettere in un contenitore grande, la metto tutta dentro e poi sapete cosa ci si fa? Prendiamo bicchiere, lo mettiamo dentro e poi prendiamo una tazzina. E ce lo versiamo tutto dentro, vedete? Poi lo riportiamo anche nel bicchiere, quello che è nella tazzina, e continuiamo per un po'. Poi, sapete cosa ho trovato anche? Ho trovato la vaschetta delle fragole. Guardate, questa. E se ci metto la farina dentro, guardate un po' che cosa succede. Dai buchetti che sono dentro, esce tutta fuori. Guardate un po', perché sotto ci sono dei forellini e da questi esce fuori la nostra farina gialla. Che divertimento, come buffo! Ma ce n'è tanta, ce n'è entrata tantissima. Questa cosa la voglio anche fare con lo scolapaste, perché in cucina ho trovato anche questo, eh. E se io ce ne vado a mettere un po' dentro con quel bicchiere, guardate un po' che succede. Passa anche questa, ma fa un'altra scia, una scia diversa, vedete? La fa molto più grande, anche se i buchettini sono più piccoli. Poi ho trovato anche un imbuto e con questa ciotolina vado e la mia tazzina vado a fare un altro tipo di travasi. Eccoci qui. Poi lo rimetto nella tazzina anche un po'. E se questo è un forellino un po' troppo piccolo, ne ho trovato un altro di imbuti un po' particolare, con un forellino ancora più grande. E con questo è più facile farlo passare giù. Tutto questo prodotto giallino. Ho trovato anche un bel cucchiaio. Con questo è ancora più facile fare i nostri travasi. Qui lo passo nella tazzina. E poi dalla tazzina lo rimetto qui e lo faccio passare dentro la ciotolina che lo riempie da tutta, vedete? Che bello! Poi ho trovato lo scolapaste come c'ha la mamma, quello proprio grande, importante. E guardiamo anche questo cosa fa. Vediamo un po' se passa sotto questa farina gialla. Secondo voi che farà? Eccola! Anche da qui passa di sotto la nostra farina gialla. E ora me la passo un pochino anche nelle mani, perché mi piace anche toccarla a me, questa farina, oltre che travasarla. Mi piace tanto. Ho trovato anche questo, che è una pressina di plastica a forma di coccodrillo. Ora riempio anche questa, mi voglio divertire anche con questo. Eccoci.
mio cucchiaio e poi la vado a passare dentro il colino. Eccoci! Ecco fatto! Ma che bello, mi sono proprio divertita! Ciao bambini, alla prossima!